naturalmente queste parole da parte del Presidente del Parlamento sono inaccettabili, perché o è Presidente del Parlamento o è già candidato, sono proposte parole di un candidato di destra a un'elezione in un paese che vuole sedurre l'elettorato che è ancora più a destra. Ma quello è inaccettabile come persona che lui è Presidente del Parlamento europeo, e sappiamo cosa ha sofferto l'Europa prima, nella prima parte del XX secolo, con i fascisti, con i nazisti, e banalizzare così la politica di quest'epoca è qualcosa che non possiamo accettare. L'Europa ha sofferto tanto di quello, abbiamo costruito un'Europa, siamo nel Parlamento, lui è il Presidente del Parlamento, che è il primo Parlamento transnazionale eletto democraticamente nel mondo. Non è poco. Penso che la proposta di Lamberts ha condivido. Lamberts è il presidente del gruppo dei Verdi, ha detto o lui chiede scuse chiaramente in aula o deve dimettersi come presidente del Parlamento. Lui ha fatto una nota stampa in cui ha detto: io sono antifascista assolutamente, non si può mettere in dubbio quello che è la mia storia politica. Non è sufficiente, secondo lei? No, deve chiaramente dirlo in aula, deve chiarire le cose, l'ha fatto nella stampa, va bene, però deve chiaramente dirlo. È quel che ha detto il leader dei popolari, ma abbiamo anche, ci siamo reso conto che i popolari sono rimasti male con queste parole, perché quando il Presidente dei Verdi ha parlato, quasi due terzi, la maggioranza, una chiara maggioranza del Parlamento europeo, trasgruppi, ha applauso lungamente, che non succede mai prima del voto. E poi i popolari sono rimasti male, a fare un po' di chiarimento. Penso che il signor Tajani deve chiedere scuse chiaramente in aula. Proprio ieri sera Tajani, quando ha pronunciato queste parole, ha incontrato Matteo Salvini. Sappiamo che in Italia c'è questa strana situazione per cui Salvini ha il governo con i 5 Stelle, ma Forza Italia, che è il partito di Tajani, cerca sempre di convincerlo a tornare insieme. C'è quindi un po' anche questo aspetto politico, oltre che un vento sovranista di destra che soffia non solo in Italia ma in Europa, che magari condiziona un po' alcune frasi, alcune parole. Probabilmente perché la situazione politica in Italia condiziona queste parole, e anche il momento, siamo a due mesi delle elezioni, un po' più di due mesi delle elezioni, ma un Presidente del Parlamento è sempre in carica, ma io rimango male quando sento del mio Presidente del Parlamento parole così, non posso condividere e accettare, sono le parole di un candidato politico, e la Forza Italia è diventata la forza debole di destra in Italia, e allora lui tenta di magari ricoverare un po' di votanti sulla Lega, ma non possiamo permettere di lasciare dire queste cose, di banalizzare cosa fu il fascismo che ha rovinato l'Italia e il nazismo che ha rovinato la Germania. Se no, allora, se un tedesco diceva ma Hitler aveva qualche volta ragione, ha fatto Volkswagen, ha fatto l'autostrada, è imperdonabile quello, da parte di non di qualunque deputato europeo, è il Presidente del Parlamento europeo.